Anni, il Cavaliere dichiarò il suo appoggio a Fini, ha candidato sindaco di Roma. Francesca Lagorio. Certamente Gianfranco Fini, non avrei un secondo di esitazione. Il 23 novembre del 1993 Berlusconi appoggia Fini a sindaco di Roma. L'allora segretario dell'MSI perderà la corsa ma uscirà dal ghetto. È un'alleanza durata 16 anni tra alti e molti bassi. Berlusconi e Fini alleati che non si sono mai amati. Il primo strappo lo compie il politico. Fini alle europee con Mario Segni chiede le primarie per il polo. Ma il matrimonio non si spezza anche se sono così diversi. È il numero due a tirar per la giacchetta il capo l'imprenditore quando dà del capò a un euro parlamentare. Al governo sono insieme tra il 2001 e il 2006, ma la tempesta nel 2007 la scatena Berlusconi. A quel grande, grande partito del popolo della libertà! Comportarsi in questo modo, amici miei, non ha nulla a che vedere con il teatrino della politica. Comportarsi in questo modo significa essere alle comiche finali. Ma poi su quel predellino Fini, anche se a malincuore sale, il politico intende giocare la sua partita. Nel 2008 Berlusconi pone la fiducia sulla finanziaria. Fini, presidente della Camera, lo boccia. Lo scontro è inevitabile. La relazione diventa incandescente. È saltato lo schema che vuole Berlusconi sempre numero uno. Fini parla di cesarismo. A dicembre non si tiene. È il fuori onda ormai famoso. Ma l'ultimo atto prima del divorzio lo consumano insieme. Nell'aprile scorso. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. E ora l'inchiesta sulla